Buongiorno cari amici di Real Team TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Guido Santato. Buongiorno Guido, benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Ed è qui per presentarci un libro che per un amante come me della storia della musica, sia classica che contemporanea, comunque popolare, tutto quello che volete, è un libro fantastico, mi si accappona la pelle al pensiero perché c'è tanta storia. E stiamo parlando del libro John Barth, La vita, le canzoni, le battaglie, per Nimesi Edizioni. Ma passa subito la linea alla nostra splendida Giusy, che lei si occuperà di andare a spulciare proprio all'interno di questo libro che sarà fantastico. Benvenuta Giusy. Grazie direttore, buongiorno, benvenuto Guido, siamo contentissimi di averti qui con noi ai nostri microfoni. Grazie, grazie a voi. Allora, come giustamente ha già anticipato il direttore, sei un professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Padova, ma io aggiungo anche scrittore, appunto autore, uno dei principali esperti a livello mondiale di Pasolini. Hai infatti fondato e dirigi la rivista internazionale Studi Pasoliniani. Sei anche un grande appassionato ed esperto di musica, musica classica, musica moderna, un po' tutto il mondo legato appunto alla musica. Hai già scritto un volume molto interessante su Billie Holiday nel 2020, però oggi parliamo insieme di questo bellissimo libro che faccio subito vedere ai nostri amici a casa, appunto, lo ripeto, John Barth, La vita, le canzoni, le battaglie, edizioni Mimesis, collana Il caffè dei filosofi. Conosciamo bene la casa editrice, ci occupiamo spesso, insomma sono già molto contenta anche di questo, e questo è un altro bellissimo libro che ci regalano. Allora Guido, direi una ricostruzione dettagliata, completa, accurata di quella che è la vita, ma anche l'esperienza artistica, l'impegno civile di quest'artista che sicuramente è un'icona intramontabile, mondiale, una pista particolare, perché in lei si uniscono veramente quello che è, non solo quello che è il mondo legato alla musica, ma quello dell'impegno civile, politico, del suo vissuto privato, perché anche insomma un vissuto anche particolare, sta abbastanza tormentata, quindi una storia affascinante. E mi ha colpito anche molto il fatto che in questo libro si mischia quello che è un po' il rigore, che può essere, come dire, un po', passami il termine, accademico, un po', come dire, puntiglioso e preciso, però che va ad unirsi invece a quella che io direi che è un po' da parte tua anche una dedica d'amore, perché una grande passione per questo personaggio che ti ha colpito dalla prima volta che hai sentito la sua voce. Mi hanno anche colpito le tue parole, cioè tu parli una voce completamente nuova, inaudita, una rivelazione, un'irruzione del sublime, cioè tu comunque ami tantissimo questo personaggio e ci regali anche comunque delle note personali riguardanti anche la tua esperienza ai concerti, la tua esperienza appunto personale. Quindi si mischia un po' questo aspetto più rigoroso, più preciso, più puntiglioso, dettagliato, mettiamo, abbiamo detto accademico, ma comunque preciso, a quello che è anche un po' un racconto appassionato e appassionante. Quindi questo secondo me è un grande punto di forza di questa lettura, che ovviamente consiglio a tutti i nostri amici a casa per chi ancora non avesse letto questo libro. Ma parliamone subito insieme Guido. Allora, intanto, questo amore per quest'artista, raccontaci un po' appunto cosa ha significato per te, cosa significa, perché ti ha colpito così particolarmente. Ti ringrazio, hai detto benissimo, hai anticipato benissimo. In questo libro si uniscono da un lato il rigore scientifico, che è un fatto, diciamo, abituale, metodologico in per una persona che ha insegnato letteratura italiana per tutta la vita all'università, e dall'altro un rapporto personale. Quindi da un lato questo libro è una monografia scientifica su John Barth, rigorosamente documentata, e questo è, per così dire, il piano principale su cui si muove e scorre il libro, e la narrazione della vita e di tutta l'esperienza artistica e dell'instancabile impegno civile di Joan. Sotto questo scorre però, ecco, per così dire, una linea calda fatta di ricordi personali
che spero integrino in modo appropriato quella che è la costruzione della monografia, ovvero la ricostruzione di tutta la vita e l'esperienza artistica di Joan. E qui sono ricordi personali, e c'è quindi un contrappunto fra questa struttura monografica, scientifica, rigorosa, mi ha richiesto molto lavoro questo libro, e sotto questo scorre però, dicevo, questa linea calda, ovvero una serie di ricordi personali che iniziano nel 1966, quando ho ascoltato per la prima volta la voce di Joan Baez, tra l'altro l'ho ascoltata su un magnifico giradischi Garrard a casa di due militari americani a Rovigo, ed è stata veramente una rivelazione, una voce inaudita, non avevo mai ascoltato nulla di simile. Joan Baez non è solo la più grande cantante folk, è la più grande voce fra la seconda metà del Novecento e l'inizio del terzo millennio, escludendo naturalmente la lirica e le voci della lirica. Tra l'altro ha una voce da soprano puro di cui ha dato, un'espressione straordinaria cantando l'aria Bachianas Brasileiras di Villa-Lobos. Quindi questi ricordi personali, che poi proseguono con il racconto del primo concerto che ho ascoltato all'Arena Civica di Milano nel 1970 e i concerti successivi fino all'ultimo nel 2019 a Collegno vicino a Torino. Quindi scorre questa linea calda, ecco, di un amore personale, lo dico senza problemi. Joan è il mio più grande amore musicale, perché oggettivamente amo di lei tutto, insomma, la sua vita interiore così tormentata, il suo instancabile impegno civile per i diritti civili fino agli ultimi anni, ha compiuto felicemente 82 anni Joan, però prosegue e li porta con magica leggerezza e prosegue in questo impegno civile anche che ha manifestato anche recentemente. Una cosa che credo sia importante, ed è un punto al quale ho lavorato molto all'interno del libro, la sua splendida autobiografia, And the Voice to Sing With, è una voce per cantare, è uno strumento straordinario per entrare nel suo mondo interiore, ed è un mondo interiore tormentato, pieno di incubi, di paure, la paura di vomitare che l'ha ossessionata fin dalla prima infanzia, e quindi c'è un contrasto veramente rivelatore fra l'immagine irenica che Joan dà di sé nei concerti, con quel sorriso dolcissimo, quella voce incantevole, e poi il perfetto autocontrollo quando entra su un palcoscenico e si rivolge al pubblico, la gentilezza, anche concerti un po' complicati come quello del 24 luglio 70 all'Arena Civica di Milano, interrotto da un furioso temporale, e prima erano intervenuti i carabinieri. Voglio dire, questo perfetto self-control, e poi vediamo in questa autobiografia, ma prima ancora in un libretto, una raccolta di ricordi, dei break, è una raccolta di ricordi, la pubblica nel 68, all'età di 27 anni, e esprime e quasi adempie la scrittura autobiografica ad una funzione di autoterapia. Esprime con una sincerità impressionante le paure, gli incubi, le nevrosi che l'hanno tormentata, in particolare la paura di vomitare, che rientra perfettamente nell'analisi del vomito isterico operata da Freud nel volume Isteria e Angoscia, sia il ripetuto ricorso alle psicoterapie, agli psicofarmaci in modo pesante, questo
per controllare, ecco, queste paure, e questo anche in età matura, negli anni Ottanta. E perciò questo elemento della personalità, oltre che del profilo artistico di John, non è mai stato approfondito da chi ha studiato John, e sono stati pubblicati libri sia negli Stati Uniti e 3 anche in Italia. Ed è veramente rivelatore, perché c'è questo contrasto sintomatico fra l'immagine irenica della cantante che canta per la pace, insomma, che lotta per la pace, e dietro questo un mondo interiore così tormentato. Ma secondo te, Guido, come mai non è stata, diciamo, sviluppata questa parte? È stato appositamente lasciato in ombra questo aspetto? Come mai anche in tutte queste varie opere dedicate a lei, anche editoriali, non è mai stato sviluppato? Perché tu forse sei, guarda, il primo appunto che poi si collega anche a questa autobiografia sua. Sì, che è una bella autobiografia anche dal punto di vista letterario. Cioè, Joan è una vera scrittrice, non è una scrittrice improvvisata. Ha qualità stilistiche, possiede le qualità di una vera scrittrice. Semplicemente finora gli studi a lei dedicati, e sono usciti diversi libri negli Stati Uniti ad esempio, sono rimasti un po' in superficie su questo aspetto. Hanno considerato, che so, il successo commerciale, ma questa autobiografia, ecco, che permette di entrare dentro le sofferenze, le paure, gli incubi, ecco, che l'hanno tormentata per tutta la vita, dentro le sue nevrosi, ecco, questo è stato ignorato, rimosso dagli studi, ed è invece uno strumento fondamentale per capire la personalità di John, e anche la capacità straordinaria che ha avuto di dominare queste paure e queste nevrosi, offrendo al pubblico un'immagine irenica, meravigliosa, dolcissima, che sembra estranea a qualsiasi sofferenza, mentre invece, ecco, proprio nel febbraio di quest'anno alla Berlinale è stato presentato, e Joan è andata a presentarlo, un film, un documentario, lei dedicato, I Am a Noise, nel quale lei per la prima volta parla, anche in questo documentario, delle cause delle sue sofferenze, e accenna niente meno che a molestie subite dal padre, la gelosia della sorella, e rivela appieno in questo film che ha presentato alla Berlinale in febbraio, ecco, le sofferenze che ha tenuto nascosto, ecco, per tanti anni, per tutta la vita, nella quale ha presentato sempre questa immagine irenica, una serenità apparentemente perfetta. Dietro questo però c'è quel mondo interiore così tormentato. Certo, assolutamente, e quindi anche questo denota una sua sensibilità anche particolare, e anche come lei appunto ha reagito, quindi è assolutamente importante questo dato in quello che poi l'attenzione su questa icona eccezionale, con questo personaggio incredibile, perché poi è anche una pittrice, insomma di tutto e di più, perché anche la pittura è un'altra arte alla quale si dedica, ecco, quindi è veramente mille sfaccettature. Senti, ma andiamo un po' invece al legame con Bob Dylan, perché di questo non si può non parlare, insomma è una cosa entrata anche un po' nel mito questa, no? Sì, e questo ha avuto l'effetto forse di distogliere un po' l'attenzione dalla centralità di Joan, perché Dylan a parte il Nobel, meritatissimo, perché Dylan è un vero poeta, forse questo ha un po' distratto l'attenzione da Joan. Dunque sì, il loro legame, dunque, hanno avuto una collaborazione artistica fra il 62 e il 64, e insieme anche 65, insieme anche una relazione sentimentale.
lei è stata generosissima nei confronti di Dylan. Quando Dylan era uno sconosciuto, lei, che era già famosa, parliamo del 63, aveva già pubblicato diversi dischi, lo aveva portato alle sue tournée presentandolo come mystery guest, come un ospite misterioso. Dylan non ha ricambiato con la stessa generosità, ma una cosa va detta. Nella sua autobiografia, dunque, c'è quella famosa canzone Diamonds and Rust, in cui nel 75, scritta da Joan, parole e musica, perché ricordiamo è anche come autrice di testi, Joan, voglio dire, ha qualità poetiche non indifferenti. Questa Diamonds and Rust, che è pubblicata nell'album omonimo nel 75, ricorda e con sofferenza, a distanza di tanti anni, quella relazione, quel rapporto. Lei lo ha vissuto con molta generosità. Dylan, personaggio scontroso, un po' aspro, insomma, completamente diverso, però grandissimo nell'operare all'interno del folk americano, la svolta verso le canzoni di protesta, ecco, le protest song. Ma c'è una cosa che è rivelatrice. Nella sua autobiografia, nel capitolo dedicato appunto a Dylan, al rapporto artistico e sentimentale con Dylan, Joan dedica 3-4 pagine ad un ritratto di Dylan meraviglioso, meraviglioso, molto bello. Molti anni dopo, nel 2007, Dylan pubblica la sua autobiografia Chronicles Volume 1, Cronache Volume 1, all'interno del quale anche lui dedica un ritratto di 3-4 pagine a Joan. E i due ritratti accostati formano veramente un dittico. Quando scrive il ritratto di Joan, Dylan ha sul tavolo l'autobiografia di Joan. Ed è questo dittico, entrambi sottolineano quanto di magico c'era nell'altro, il carisma. Joan sottolinea il carisma di Dylan, Dylan sottolinea il carisma e la voce e sublime di Joan. Quindi un rapporto che va riscoperto, ecco, anche leggendo e accostando, ecco, le due autobiografie. Assolutamente interessantissimo quello che hai detto, e poi sicuramente un legame molto importante, comunque, questo sicuramente. Torniamo una domanda. Certo. Non ricordo se Joan avesse cantato anche a Woodstock. Naturalmente. Ecco, appunto, perché... Joan, fra l'altro, quando parlo di generosità di Joan, è anche questa una caratteristica straordinaria della sua personalità. Nel 2019, 50 anni dopo il grande concerto di Woodstock, Joan ha reso disponibile nelle piattaforme streaming l'intero live della sua esibizione a Woodstock, 12 canzoni, all'una di notte, notate, poiché si erano protratti, ecco, le esibizioni precedenti in quelle tre giornate di Woodstock, la sua esibizione è iniziata all'una di notte. E infatti lei comincia ringraziando il pubblico che, dopo un temporale che aveva riempito di fango tutto il prato antistante, sono immagini ormai paradigmatiche di Woodstock, era ancora tutto lì in piedi ad aspettare all'una di notte, e sembra non manifestare alcuna stanchezza, perché ha cantato le sue 12 canzoni in un modo per il quale non ci sono parole, con una voce perfetta, una performance vocale anche straordinaria, senza la minima stanchezza, all'una di notte. E nel 2019, dicevo, chiunque di noi può, andando su qualsiasi piattaforma streaming, vedere e ascoltare l'intero concerto tenuto da Joan a
Woodstock nel 2019, il 24 luglio 2019. Tre giorni di pace, amore e musica, come sappiamo. E questo è a disposizione di tutti ed è un'esperienza di ascolto che consiglio a tutti coloro che amano non solo Joan ma la grande musica moderna, perché quel concerto, quell'esibizione, 12 canzoni, tra le quali anche varie dichiarazioni riguardanti suo marito David, era in prigione, perché all'epoca chi si rifiutava di, come sappiamo, il problema è nato quando negli Stati Uniti è stata imposto il servizio militare in Vietnam, non solo ai soldati di mestiere, ma anche ai giovani di leva, e c'è stata un'enorme opposizione. Il marito di Joan, David Harris, condannato a 3 anni, è stato 20 mesi in carcere. E lei, infatti, prima di cantare Joe Hill, una canzone famosa, ricorda, era incinta al 6° mese. E fa vedere il suo pancione, per così dire, e ricorda che suo marito era in prigione per questo. Quindi questo spirito militante, ecco, fa sempre da contrappunto anche alle sue esibizioni vocali più perfette, ecco, le sue grandi interpretazioni. E quindi questo live, ecco, della sua esibizione a Woodstock è un magnifico regalo che Joan ha fatto a tutti noi. Io l'ho visto e ascoltato più volte, naturalmente. È uscito anche subito l'album del concerto del 24 luglio del 70 all'Arena Civica di Milano. La Vanguard l'ha pubblicato subito e anche quello l'ho ascoltato più volte, e quindi ho potuto rivivere le emozioni di quel concerto, il primo concerto di Joan a cui ho assistito nel 70. Per arrivare poi a... e qui entra in ballo Ennio Morricone, perché Sacco e Vanzetti, ve la ricordate? Io sono musicista, ho avuto il piacere di suonare decine e decine di volte con Morricone, e quando partiva Here's to You era una roba da pelle d'oca di una spanna, perché era un brano fantastico. Quindi... parla anche di questo, direttore, nel libro. Ho capito, lo Sacco e Vanzetti, non spoileriamo troppo, Guido, però voglio appunto dire che c'è anche un capitolo dedicato a questo, perché questo libro è veramente completo, dettagliato, proprio in maniera precisa, minuziosa, però come avete visto, da come si vede anche che Guido tra l'altro ne parla e racconta, perché arriva proprio la sua emozione, è anche appunto una lettura appassionata e appassionante, quindi ci si emoziona anche tanto. Ecco, e mi piace anche questo fatto che si sottolinei quanto lei sia generosa, perché io credo che lei sia una donna estremamente generosa, proprio un artista, una donna estremamente generosa, è una cosa che ho sempre pensato e percepito, e sono appunto perfettamente d'accordo su quello che hai detto. Mi sembra di ricordare anche che in tempi di Covid avesse fatto una dedica all'Italia, aveva cantato Un mondo d'amore per appunto quel periodo difficile che stavamo affrontando. Certamente, infatti riguardo la generosità va detto, generosità anche molto concreta, negli anni 60 e 70 buona parte dei suoi guadagni Joan li metteva a disposizione. Ad esempio nel 1965 ha fondato un istituto per lo studio della non violenza, cioè è stata generosissima anche dal punto di vista, da questo punto di vista concreto. Nel 71 Sacco e Vanzetti, il famoso inno Here to You, ecco, la collaborazione fra Joan e Morricone, ecco, è stata veramente straordinaria. La musica di Morricone ha permesso a Joan di valorizzare appieno le sue qualità vocali, Here to You e la ballata di Sacco e Vanzetti. Va detto che nel bel film documentario Ennio, che Tornatore 3 anni fa, è uscito 3 anni fa, ha dedicato a Morricone, c'è una dichiarazione di
Joan, che ricorda proprio l'importanza della collaborazione avuta, ecco, per la colonna sonora di Sacco e Vanzetti con Morricone, e l'importanza che la musica, che la musica composta da Morricone ha avuto proprio per consentirle di esprimere le sue qualità vocali in quelle due meravigliose canzoni. La ballata, ecco, dura 9 minuti, Here to You, tutti la conosciamo, Mirabile, due grandi successi. Beh, comunque da brivido, davvero. Senti Guido, io ti chiedo se stai lavorando a qualche altra icona della musica, oppure se stai scrivendo di tutt'altro, non so, c'è qualcosa in pentola? Dunque, ci sono molte cose, perché per una strana contraddizione, insomma, dopo essere andato fuori ruolo come professore universitario, ovvero in pensione, in realtà ho subito uno tsunami di ritorno, ecco, della mia giovanile passione per la musica, e quindi prima il volume su Billie Holiday, altra straordinaria cantante, la più grande cantante jazz, e poi questo volume dedicato a Joan Baez. Attualmente devo dire ritorno un po' all'ordine, ritorno cioè al mio lavoro letterario, e sto raccogliendo in volume gli studi che ho pubblicato su Pasolini in rivista o in atti di convegni negli ultimi 8 anni. Quindi il prossimo volume sarà una raccolta di studi dedicati a Pierpaolo Pasolini, un grandissimo autore del quale, sul quale non è necessario aggiungere parola, dato che la sua popolarità lo ha fatto di lui una icona pop. Quindi al momento lavoro a questo libro su Pasolini. Cosa ci sarà dopo? Non lo so, perché anche quando ho incontrato Joan, l'ho salutata personalmente al concerto, all'ultimo concerto nel luglio del 2019 a Collegno, non avevo ancora deciso di fare il libro su di lei, perché stavo ancora terminando il libro su Billie Holiday, proprio non pensavo. Terminato il libro su Billie Holiday, proprio la motivazione, la pulsione per un nuovo libro su Joan Baez è diventata prepotente, ma non avevo ancora in programma nulla. Quindi non avevo ancora in programma il libro, però certamente questo lungo amore iniziato nel 66 alla fine doveva venire in superficie e diventare libro. Assolutamente, credo che insomma dovevi aspettare quella scintilla, il momento, però era già scritto, no? Diciamo che era destino, così doveva essere, doveva arrivare. Io ovviamente rinnovo i miei complimenti, Guido, perché questo è un bellissimo libro, lo consiglio, lo ripeto, è veramente una piccola perla perché è completo, è preciso, ma ha anche un grande cuore, per così dire, insomma, per quel discorso che facevamo all'inizio. Tra l'altro voglio dire che è completo anche della discografia, della bibliografia, della filmografia, su di lei, insomma, è tutto completo. Ovviamente si parla anche tanto dell'impegno politico, sono tantissime le battaglie, insomma, che lei ha portato avanti, che continua a portare. È sempre stata anche un personaggio molto coerente, davvero impegnato. Ovviamente si parla del Vietnam, ma non solo, perché sono stati veramente tanti i suoi impegni civili, politici, e che ancora continua a portare avanti. Quindi è veramente, attraverso questo libro si vive anche un'intera epoca, perché comunque è talmente dettagliato che attraverso la sua vita, con questa lettura, spaziamo proprio in quella che è un'intera epoca. Quindi davvero complimenti, è stato un grande piacere averti qui con noi, Guido. Vi ringrazio, grazie a te Giusy, grazie a Maurizio, è stato un colloquio estremamente interessante e piacevole. Vi ringrazio molto, e magari avremo occasione prima o poi
di riparlare di questo o di altri argomenti. Assolutamente sì, sei sempre il benvenuto, ringraziamo noi te. Voglio ricordare a tutti i nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di John Baez, La vita, le canzoni, le battaglie, Mimesis Edizioni, Caffè dei Filosofi, collana. Per Realtin TV, Guido Santato. Grazie Guido, è stato un grande piacere, alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Arrivederci, grazie.